Buonasera, buonasera a questa puntata di Voci Radicali che vedete chiaramente registrata perché questa sera, come vi ho detto, ci sono dei problemi con la diretta, problemi mostruosi e siamo in collegamento con Giuseppe Alterio. Grazie di essere qui con noi, benvenuto sugli schermi di Libre TV. Buonasera, buonasera agli spettatori di Libere TV e buonasera a te Gianni. Allora, Giuseppe Alterio, gli spettatori di Libre TV lo hanno già conosciuto con una rapidissima intervista che abbiamo girato. È Giuseppe Alterio, il segretario dell'associazione per la Radicale, per la Grande Napoli, è un'associazione molto attiva in ambito radicale, è stato riconfermato segretario nell'ultima assemblea degli iscritti che si è tenuta il 14 dicembre a Napoli. Abbiamo fatto appunto delle interviste, Libere TV si è mobilitata. È stata una bella assemblea, importante, ci sono stati appunto chiaramente oltre che le varie incombenze statutarie con le varie cariche statutarie che sono appunto state rinnovate e c'è stato anche un dibattito, ovviamente gran parte del dibattito è stato incentrato sulla questione carcere, amnistia, quindi giustizia. Ecco Giuseppe, io ho aperto adesso il sito dell'Associazione per la Grande Napoli che è molto dettagliato, molto ben fatto, io ritengo, e vedo che appunto in primo piano ci sta la mozione di questo congresso, una mozione appunto che è stata votata. Intanto volevo dirti appunto che tu dessi una valutazione, insomma un giudizio su questa assemblea che avete fatto, che è un appuntamento importante, come ho detto, statutario, come ti sembra che sia andata? Beh, l'assemblea è andata bene nonostante ci sia stata una contemporanea assemblea, quella del Senato del Partito Radicale Transnazionale, che ci ha un po' decimato gli ospiti preannunciati. Comunque gli ospiti erano parecchi e quindi comunque abbiamo potuto riempire un'intera giornata, perché noi facciamo un congresso che comincia la mattina e finisce la sera tardi. Certo, il tema principale è quello dell'amnistia. Non per scelta, nel senso che l'associazione si occupa anche di altre questioni, ma perché veniamo da circa 2 o 3 anni di mobilitazione su questo tema e l'assemblea annuale è anche un momento per fare un punto della situazione e per avere dei confronti anche con dei soggetti esterni, quali per esempio il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che interviene sempre alla nostra assemblea annuale, come interviene in altre occasioni, quali i convegni che organizziamo, oppure dovevano essere presenti il rappresentante locale delle guardie penitenziarie. Doveva intervenire il presidente del Tribunale di Sorveglianza, cioè il presidente del Tribunale delle Camere Penali di Napoli, ma quella giornata purtroppo abbiamo avuto lo stesso, la contemporanea di un'assemblea nazionale a Salerno, quindi diciamo è stata un po' svuotata la presenza, ma comunque come in questi casi facciamo intervenire, portiamo alla ribalta nazionale anche dei casi concreti. Sono intervenuti alcuni familiari di detenuti che hanno, come sempre, presentato alcuni casi anche drammatici che poi sono stati anche all'ordine del giorno delle cronache sia nei giorni precedenti che successivi, ma ancora adesso, stamattina, proprio abbiamo registrato una intervista con il Corriere della Sera alla mamma di Sarno, che è un detenuto del carcere di Poggioreale che si trova in una situazione drammatica e per il quale si chiede l'intervento anche del Presidente della Repubblica per una grazia, ma diciamo questo è un caso che è stato presentato anche nelle cronache nazionali. Un
una valutazione dell'assemblea. L'assemblea ha visto una partecipazione degli iscritti, come sempre, ridotta, perché in questa occasione i nostri iscritti hanno preferito seguire la diretta nazionale, però diciamo abbiamo avuto comunque una partecipazione. Abbiamo la novità da un punto di vista delle cariche, la mia riconferma, una nomina nuova per quanto riguarda il tesoriere e una nomina nuova per quanto riguarda il presidente. Parliamo di Emilio Martucci come tesoriere, un militante, ormai possiamo dire, storico dell'associazione, e una new entry come presidente, Mario Staderini, che diciamo ci darà una mano in questo anno che si preannuncia per l'associazione, un anno che spero di svolta e di maturazione, dove cercheremo di affrontare anche altri temi sul territorio che ci hanno sempre visto diciamo presenti, ma che comunque diciamo, appunto, noi veniamo da un anno particolare. Quest'anno, come penso per tutte le associazioni, ci siamo stati impegnati sin dall'inizio dell'anno, ossia da febbraio, prima con la raccolta per la presentazione delle liste, poi è arrivata la mobilitazione per l'eutanasia legale, poi quella per il referendum. Quindi iniziative locali sì, ce ne sono state, ma quest'anno ci ha visto mobilitati più che altro per quelle che sono iniziative nazionali. Certamente quella della questione di giustizia, amnistia e carceri è un argomento che abbiamo seguito e a cui diamo un'attenzione particolare, soprattutto per la situazione particolare di Poggioreale. Non sto qua a dare i numeri, non sto qua a ripetere cose che tutti i spettatori della tua TV, della vostra TV conoscono, ma certamente ci stiamo misurando ultimamente con dei casi che vanno al di là della questione del sovraffollamento e che sono riguardano diciamo più che altro questioni sanitarie gravi. Al di là delle morti di soggetti di detenuti che ormai si ripetono costantemente, i numeri sono sempre in aumento, abbiamo invece veri e propri casi di emergenza sanitaria, soggetti che certamente credo non dovrebbero essere in condizioni diciamo di detenzione, soggetti con gravissime patologie, da forme gravissime di tumore, di cancro, di diabete, persone senza gambe che con mobilità ridotta, non so, noi stiamo registrando un aumento vertiginoso di questi casi, che sì, prima venivano ci arrivavano come segnalazioni, ma adesso sono continue. Certamente la stampa, i media si ne stanno occupando molto di più di quanto succedeva prima, e forse un merito al caso Cancellieri lo dobbiamo dare, che è quello che ha, con tutta la negatività che è venuta dalle critiche all'atteggiamento del ministro, ma comunque ha avuto questo merito, quello di focalizzare un po' l'attenzione su quelli che sono invece casi di mala sanità e di trattamento ai limiti diciamo della tortura che vedono credo su tutto il territorio nazionale, ma a Napoli particolarmente. Beh, abbiamo fatto delle trasmissioni su questo
anche appunto con altre associazioni, abbiamo parlato anche addirittura con Alessandra Terragni, che è molto attiva per quanto riguarda una sorta appunto di rete che sta mettendo su con i detenuti e familiari dei detenuti, soprattutto nella zona del carcere di Marassi. Anche lì ci sono dei problemi grossi sanitari che veramente aggravano una situazione che già di per sé è drammatica per il sovraffollamento, ma è una situazione sanitaria con presenza di patologie particolarmente gravi che poi sono rapportabili direttamente proprio al sovraffollamento, alla impossibilità di poter praticare un'igiene decente all'interno appunto del luogo di detenzione. Io stavo appunto leggendo sul sito la mozione, e vedevo appunto, volevo chiederti, visto che si accenna a tutto quanto quello che è stato l'impegno della raccolta firme per il referendum. Ecco, come è stato a Napoli questo impegno? Ci sono state appunto delle collaborazioni? Quali sono stati i problemi più grossi che avete dovuto affrontare e risolvere, oppure affrontare senza riuscire a risolverli? Beh, diciamo, la mobilitazione è arrivata in un momento, stiamo parlando, come per tutti, gli inizi di giugno, un momento nel quale già si era rodato una presenza per strada con la mobilitazione dell'eutanasia legale. Certamente si è arrivati anche in un momento di stanchezza, credo agli inizi di giugno, e poi è arrivato il caldo improvvisamente, era difficile cominciare a stare per strada. Da un punto di vista delle collaborazioni, noi, per quanto riguarda il comitato Cambiamo Noi, non abbiamo avuto nessun tipo di limitazione, cioè i rappresentanti, se li vogliamo chiamare così, del comitato Cambiamo Noi ci hanno dato, come credo a tutte le associazioni locali, ci hanno dato ampia possibilità di gestire i rapporti e i contatti istituzionali e i contatti con le altre forze politiche. Quindi si veniva da alcune premesse, cioè un quadro generale, lo sappiamo, si fece la famosa assemblea a Roma del 1° giugno, nel quale c'erano state disponibilità da parte di alcune forze, SEL, i socialisti eccetera, noi con questi ci siamo interfacciati in una prima parte. Quando invece sono intervenute le seconde, è entrata, cioè sono stati depositati gli altri 6 referendum, invece si poteva e si è tentato, credo in altre parti d'Italia, un'interlocuzione con le forze che lo appoggiavano, in particolare il PDL, perché poi alla resa dei conti non abbiamo visto altri soggetti. Noi a Napoli, per quanto riguarda Napoli, parliamo di Napoli e provincia, perché noi abbiamo questo impegno territoriale per Napoli e provincia, parliamo di 3 milioni di abitanti, quindi non è giustamente per la grande Napoli, se no ci siamo allargati, come si dice. In quel caso invece la direzione, diciamo così, i responsabili dell'altro comitato, quello per la giustizia giusta, invece non ci hanno dato nessuna autonomia rapporti con le altre forze, e anzi ci hanno chiesto di non avere nessun tipo di interlocuzione con il PDL, e si sono riservati loro una gestione con il PDL. Quindi noi a Napoli abbiamo fatto una raccolta senza interlocuzione con quello che è stato il principale partito che ha dato il sostegno ai 6 referendum sulla giustizia, se li vogliamo chiamare così, e ricordo, so che ci sono state da questo punto di vista interlocuzioni anche con quelli che erano i ragazzi del cosiddetto esercito di Silvio, i ragazzi che si sono impegnati, anche in altre parti della Campania, ma a Napoli noi non l'abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo fatto una raccolta, se vogliamo così, tra virgolette, solitaria,
con la sol, il solo appoggio delle, delle, della, di quello che sono le associazioni degli avvocati, quindi le associazioni forensi campane, l'Ordine degli Avvocati di Napoli e le Camere Penali, che ci hanno dato un supporto concreto, devo dire. Abbiamo organizzato anche una raccolta all'interno del Tribunale di Napoli in un periodo anche abbastanza lungo, tutto il periodo di luglio e anche la metà di settembre, con una presenza fisica dei delegati dell'OUA, del Presidente del Tribunale, delle Camere Penali e degli altri, quindi un sostegno forte da questo punto di vista. Gli altri interlocutori sono stati quelli che ci hanno visto presenti in questi anni, ossia i familiari dei detenuti, quindi tutta quella che è la comunità penitenziaria, quindi infatti la nostra raccolta si è focalizzata su quelle che erano i carceri, sia quello di Secondigliano che quello di Poggioreale. Abbiamo usato una modalità molto diversa rispetto a quella che ci aveva visto nella raccolta per l'eutanasia legale. Abbiamo concentrato la raccolta in pochissime giornate, ma erano giornate con preparazioni di manifestazioni preannunciate ai media, quindi giornate nella quale facevamo anche 300-400 firme al giorno. Il bottino finale. Poi c'è stata anche una manifestazione importante con Marco Pannella, con esponenti diciamo del comitato. Per questi referendum, questo secondo pacchetto è importante, com'è stata? Diciamo è stata una manifestazione che preannunciata, e la data era il 16 giugno, se non sbaglio, si è fatta a Piazza Plebiscito, e ha visto la partecipazione un po' di tutti quelli che sono sia gli interlocutori locali nostri, ha partecipato il cappellano di Poggioreale, ha partecipato il presidente dell'ordine della Camere Penali, hanno partecipato tanti interlocutori anche di forze politico locali, hanno partecipato i referenti del PDL campano, hanno partecipato un po' tutti, mi sembra anche intervenuto Spigarelli come rappresentanza delle Camere Penali nazionali, e poi sono intervenuti i nostri compagni radicali e dirigenti nazionali delle varie associazioni. È stata una giornata nella quale si è portato a casa un bottino consistente di firme, più di 1000 firme in una giornata. Certamente è stato soltanto un momento di presentazione, è stato un momento però nel quale i due comitati hanno fatto una presentazione congiunta, infatti si parlava di 12 referendum quel giorno, quindi era la partenza nazionale della presentazione dei referendum giustizia, del comitato giustizia, però in realtà ha visto impegnati un po' visto impegnati nella raccolta di tutte e nella pubblicità di tutti i 12 referendum. Certamente la partecipazione della cittadinanza c'è stata, ma non è stata certamente enorme come Napoli potrebbe e può dare. Forse la scelta del luogo è simbolica. Ricordiamo che Marco il sindaco De Magistris c'era stata precedentemente una querela, se l'abbiamo così chiamare, c'era stata negata la piazza Plebiscito per la presentazione delle liste AGL, quindi Marco ha voluto insistere in questa concessione, poi alla fine l'hanno spuntata e si è fatta questa manifestazione a Piazza Plebiscito, che non è proprio il luogo ideale, perché è una piazza che per essere considerata riempita dovrebbe venire a vedere almeno 200.000 persone, se no sembra una piazza molto grande, per chi non la conosce, che credo che è un po', forse più grande di Piazza del Popolo, quindi veramente si presenta in grandi dimensioni, ecco. Ho capito. E sempre guardando diciamo la mozione generale, che sto un pochino utilizzando un po' come canovaccia insomma di questa nostra intervista, prendendo degli spunti,
E io leggo, praticamente ovviamente si conferma l'adesione ai radicali italiani per l'anno 2014, vabbè, ma questo diciamo in qualche modo è scontato, essendo in qualche modo per la Grande Napoli l'associazione diciamo affiliata, come tante altre associazioni territoriali, all'associazione radicali italiani. E poi appunto si chiede espressamente l'attuazione della parte della mozione generale del congresso di radicali italiani, chiedendo appunto in cui si chiede una riforma dell'organizzazione del movimento su base telematica, che permetta attraverso una riforma statutaria i pieni diritti telematici di voto e firma a distanza e la possibilità di tenere riunioni degli organi online. Quindi in qualche modo, adesso questa è una domanda abbastanza politica più che di ricostruzione storica, ecco, sai meglio esprimermi, nel senso, quando si parla appunto di limiti strutturali che il movimento ha mostrato, ecco, quello che tu desidereresti, come vorresti che evolvesse questo movimento nelle sue forme? Oh, certamente questa è, come hai detto tu, al di là della ricostruzione e del fatto che lo statuto, ricordiamo, di Radicali Italiani prevede per l'iscritto a Radicali Italiani una piena disponibilità diciamo di quella che è la partecipazione telematica, anzi, se non ricordo bene, si fa riferimento al fatto che il soggetto dovrebbe essere munito già dall'inizio, dal momento della iscrizione, di una username, se vogliamo chiamarlo, una password, per poter accedere a tutti e poter esprimere quelli che sono tutti i diritti connessi alla posizione dell'iscritto. E certamente è una nostra mancanza. Certo, io credo che questa conversione a quello che vogliamo chiamarla, al modello telematico di Radicali Italiani, dovrebbe essere oggetto di una discussione. Si pongono, credo, questioni di a quali diritti vogliamo allargare, diritti nel senso di poter usufruire, di quali diritti può usufruire l'iscritto telematicamente, perché si pone la questione del voto. Nel passato abbiamo già sperimentato il voto a distanza, c'è stato, ricordo, anche il congresso della Coscioni, che fece addirittura tutto un congresso telematico. Noi all'epoca l'abbiamo fatto in un altro caso. Quindi capire che cosa vogliamo mettere a disposizione. Vogliamo che gli iscritti siano consultati, cioè possono esprimere, anche essere chiamati a dare un loro parere su quelle che possono essere le domande che può fare il segretario, delle consultazioni. Che valore vogliamo dare poi a queste consultazioni? Marco, ricordiamo che ha usato un strumento analogico per farlo, con la radio, ha sempre portato all'evidenza diciamo del movimento quelle che erano le consultazioni dei radioascoltatori o degli iscritti. Quindi la questione della consultazione, la questione della partecipazione al voto, stabilire poi eventualmente quali possono essere invece come si può svolgere invece un congresso dal punto di vista telematico, se si può avere il... Alla fine la tua domanda è: io che cosa ne penso? Beh, io penso che il sistema... No, perché credo che l'approccio è complesso, però io che cosa ne penso? Io penso che bisogna prima di tutto avere uno strumento, ossia una piattaforma che ci dà la possibilità di svolgere questa connessione, questo contatto con gli iscritti. Io vedo positivo una possibilità di avere una partecipazione degli iscritti più intensa alla vita, eventualmente agli incontri, quelli che sono gli incontri anche non formali, ossia il comitato, quindi anche altri tipi di incontri che sono mandati online, e dove l'iscritto eventualmente viene chiamato a esprimere un parere su delle domande che vengono però poste dalla dirigenza, non su tutto, se no ci sarebbe un caos tremendo. Credo che si debba dare il voto
per le cariche statutarie, si debba riconoscere il voto per le mozioni per la mozione generale. Non sono d'accordo invece chiamare l'iscritto, per esempio, al congresso a intervenire su qualsiasi momento del congresso. Sarebbero dei congressi tremendi, lunghissimi, e quindi io sono per una estensione quasi di tutti i diritti, ma con delle limitazioni. Credo sempre che la presenza fisica ha un suo valore. Stiamo assistendo in questi anni anche ad alcune forze politiche che hanno sperimentato delle forme di partecipazione più intensa. Pensiamo ai grillini o pensiamo a altri movimenti. Io credo che si sia incontrato dei limiti a questo tipo di approccio. Quindi avere una possibilità, io ricordo che all'epoca c'era il forum ufficiale, non quello inufficiale, quello tanto segnalato, ma dico quello là ufficiale, che è andato poi nel tempo un po' a morire, ma era molto animato. Il limite secondo me è stato il fatto di non averlo aperto all'esterno, quindi averlo mantenuto solo per gli iscritti. Quindi credo facile approcciare questo tema, una partecipazione degli iscritti, una partecipazione anche di non iscritti alla vita del partito, con le consultazioni che hanno due livelli, quello degli iscritti e quello dei non iscritti, e la vita congressuale e il comitato. Quindi sono diversi livelli di partecipazione, una possibilità di ricondurre tutto a una stessa piattaforma, secondo me non abbandonando nemmeno quelli che sono strumenti conosciuti come Facebook o Twitter, ma integrando qualcosa in tutto insieme, perché credo che sia un errore per noi chiudersi in un sistema solo per gli iscritti, perché poi non so in realtà quanto noi credo siamo sui tra gli 800 e i 1000 iscritti, no? Al movimento in generale, spero che nei prossimi anni saranno 10.000, ma di questi 1000 non so quanti partecipano alla vita attiva, molti sono sostenitori. I problemi sì sono parecchi. Senti, Alfredo, come volevo dire Giuseppe, vai, se devi concludi, perché abbiamo 5 minuti, volevo farti un'altra domanda. Assolutamente. Allora, io volevo chiederti in chiusura di ovviamente promuovere l'associazione di cui segretario, dicendoci quali sono i progetti a breve, a lunga scadenza, insomma, quello su cui siete impegnati in questo nuovo anno. Quest'anno a quello che è il tema centrale delle carceri, della giustizia, aggiungiamo due punti focali caratterizzanti, che penso che ci caratterizzano, almeno spero, nei prossimi anni. Quindi una maggiore partecipazione e attenzione alla sfera locale, con un focus su quelle che sono le società municipalizzate, le partecipate, perché come i colleghi romani stanno facendo un ottimo lavoro, noi sul loro esempio vogliamo anche noi aprire questa aprirci a questa questione, che diventa fondamentale per anche stabilire una presenza sul territorio. Dall'altra parte sperimenteremo un nuovo campo, che è quello monitoraggio dei fondi strutturali europei. Si apre quest'anno, cioè dopo il 2014, si aprono 6 anni nuovi, 2014-2020, nei quali ci sarà la programmazione dei fondi strutturali europei, dove noi sappiamo benissimo che di questi fondi non si fa un utilizzo, se vogliamo dire, tra virgolette, non proprio
non proprio ottimo, ci sono sprechi, ci sono, anzi molte volte non sono assolutamente portati avanti i progetti, ci sono progetti fermi e le somme sono enormi in gioco, quindi noi riteniamo che questo monitoraggio, questa attenzione ai fondi, all'uso dei fondi e dei soggetti, sia gli enti programmatori, la regione, il comune, ma anche i privati cittadini, le associazioni locali, molti soggetti che ricevono i fondi europei sono semplici associazioni, semplici società private. Non esiste un sistema di monitoraggio, e con l'aiuto dello strumento che Open Coesione, il sito del ministero che è stato che ha la funzione pure di dare un po' di trasparenza e di visibilità alla destinazione dei fondi, individuando sia le materie sia i soggetti attuatori e programmatori, speriamo di poter monitorare segnalare eventuali sprechi o ritardi che ci possono essere in questo ambito. Perfetto, allora io non mi resta che augurarvi buon lavoro, lavoro ne avrete sicuramente, immagino che tutta l'azione di supporto a quelle che sono la questione carceraria in pratica, tutte il supporto anche ai familiari, perché con Luigi Mazzotti abbiamo parlato anche del supporto anche a volte soltanto che è importante, emotivo, a tutte per le file che ci sono, per le visite in carcere che sono veramente aumentano, aggiungono alla situazione carceraria già di per sé inaccettabile un supplemento di pena anche per i familiari, perché sappiamo che insomma ci sono lunghe file, attese, persone che già vengono da lontano, poi si comincia la mattina prestissimo, quindi insomma avete sicuramente da lavorare. E Giuseppe, non mi resta quindi che salutarti e ringraziarti di questa tua venuta qui su Liberi TV, e ovviamente quando avrai voglia di farci conoscere delle cose, delle iniziative particolari o così via, Liberi TV sarà disponibile, cerchiamo di fare una specie di rete in qualche modo e di sentire un po' tutta l'Italia radicale nelle sue varie estensioni attraverso le associazioni locali, e quindi basta che ci fai un fischio in qualche modo. Vabbè, grazie dell'attenzione e un saluto. D'accordo, grazie ancora Giuseppe, linea alla regia.